Soul Simmers! E non? Bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale, io sono Valuccia Sims, sto sbroccando già con l'altezza qua dei palazzi, ragazzi, e siamo di nuovo qui con la nostra vedova allegra, no ragazzi, con la nostra vedova nera challenge, che malefico lui, guarda, oh ok. Allora ragazzi, nello scorso episodio la nostra adorata Dolores ha accalappiato quest'uomo. Questo ominide dall'aspetto alquanto bizzarro, perché voglio dire, è secco, 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 ragazzi, da far paura. E diciamo che hanno avuto un appuntamento, no? Al ristorante, molto romantico, loro due, soli soletti, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo fatto il primo step, perfetto. Tanto con te non penso arriveremo a fare il secondo, ragazzo mio. Però sai com'è, uno deve... No, l'ho già cliccato. Uno deve essere positivo nella vita, uno deve essere positivo. Quindi vai, prendi prima la... Stavi qua davanti, nel senso, vabbè, lascia stare, sono io che faccio le amenità. E quindi ragazzi, sì, hanno iniziato questa convivenza. Vi ricordo che lo scopo della nostra Dolores però è sposarsi con il caro tizio che ha portato a casa 20.000 simoleon. Ecco. Dicevo, una parte è stata già spesa, come avrete visto nell'episodio precedente, per sistemare la cucina, ragazzi, perché ovviamente all'inizio lei vivrà in questo appartamento che è un po' una catapecchia rispetto all'attico a cui aspira lei, eh. Però ragazzi, oh, bisogna pure accontentarsi nella vita, voglio dire, si parte con poco e poi si arriva in vetta. No, forza, Ayan, Ayeye, come ti chiami? Raccogli tutto? Nel frattempo, cosa fa la cara Dolores mentre lui si dà da fare, ragazzi? Oh, lo smanese suo è in città, perfetto. Lei dorme, pacciosa, proprio non gliene frega niente, perché tanto sa che è lui che qua, ragazzi, come dire, porta a casa la pagnotta. Ma dove vai, bello? Ah, di là, ok, perfetto. Bello, vabbè, non esageriamo, però. Non è tanto male, ragazzi, alla fine, Ayan, poveretto. Solo che... È veramente triste sapere che non vivrà a lungo. Allora, direi che è il caso di tornarsene a casa perché puzzi come una pattumiera che non viene svuotata da una settimana. Una cosa veramente orribile. Fermi. Perché? Cioè, io ora non è che voglio giudicare, però, ragazzi miei, perché? Davide, perché? Rispondi, perché ci fai questo, Davide? Vabbè, non lo sapremo mai, ragazzi. Nel frattempo qui, vedete, si intrattengono, no? Con l'omino qua, con la statua. Guardate questo che faccino mentre cerca di restare immobile, ragazzi, adorabile. No, andiamo via da Davide perché Davide vuole causarci uno shock anche non indifferente. Quindi tu vai in bagno, ti fai una bella doccia, ti riprendi. E ragazzi, in questo episodio, vediamo un po'. Perché lui vuole fare un allenamento di potenziamento muscolare e flirtare con Dolores. Non ha, ragazzi, la minima idea di quello che lo aspetta questo poveraccio. Va bene, clicca su una TV e seleziona allenamento qua, potenziamento... Oh, video di potenziamento muscolare. Vediamo, ragazzi, come si scatena. E dicevo, in questo episodio sarebbe l'ideale, no? Come dire, cercare magari di... concretizza. Sento che la fortuna è dalla mia parte. In questo periodo c'è lo Smanet Show. Ti andrebbe di provare a vincere qualche gara insieme a me? Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Salim, Salim, Salim. Come te lo posso dire? Come te lo posso dire? Andiamo, ragazzi, andiamo, ma andiamo. Ma perché carica che dobbiamo solo scendere giù? Per strada, ci vuole un... Dobbiamo, cioè, dobbiamo scendere, prendere l'ascensore e siamo lì, ragazzi. Non capisco perché... Effettivamente quando ci sono persone che dicono che sarebbe meglio eliminare i caricamenti inutili sono d'accordo, cioè un minimo di open space per scendere dall'appartamento giù non penso sia proprio come dita sta gran cosa, però vabbè ragazzi, ognuno, che vi devo dire, non ho parole, sono ancora parecchio sotto shock per via di Davide, quindi un po' sono sconvolta, come posso dire. Allora, pianeta cara pop, dunque... Premesso che noi non stiamo qui, ragazzi, con l'obiettivo ovviamente di vincere lo Smanet Show, ma di uscire con il caro Parloccone, che neanche lui partecipa a una gara, va bene, tranquillo, parteciperemo. Però, nel frattempo, ragazzi, impariamo a conoscere Salim. Perché vi ricordo che lei vuole flirtare con lui. Vuole flirtare, quindi impariamo a conoscerlo per bene. Io lo conosco fin troppo bene, ragazzi, perché con la Legacy Challenge...
Sappiamo che lui è un creativo, sappiamo che è un topo di biblioteca, perfetto. Salim, guarda, dalla Legacy a questo non ti andrà per niente bene, quindi raccontagli qualche barzelletta, parla affettuosamente dei cosplayer, visto che siamo qua. Le ragazze è sempre molto chic. Le sfide dello Smart Show sono iniziate, raggiungi il computer per mettere alla prova le tue abilità di programmazione nella maratona di hacking o usa il tappetino da videogioco per verificare le tue abilità di videogioco. Ok. Perfetto ragazzi, ma perché no, direi, sì, mettiamoci alla prova. Ma è sempre Davide, scusate, perché è sempre Davide, si vede da un po' dalla stazza, ragazzi, che era lui. Dunque, fermi tutti, rendiamoci conto un po' delle persone che ci sono. Vediamo, tu sembri un bel tipo, quindi veniamo qua, presentiamoci. No, non ce ne frega niente di costruire il razzo, bella mia. Oddio, mamma mia ragazzi, l'ho visto male. Tu puoi morire solo col nostro permesso, non prima. Sappilo, come ti chiami? Nilesh. Nil. Tu puoi morire soltanto quando sei autorizzato. Ti deve dare il permesso Dolores. Forza. Bello il fatto che c'è il razzo in mezzo. Ragazzi, fatemi vedere il... Ma io voglio dire, allora ragazzi, ho scaricato... Per col fatto di Milton, no? Che servivano degli occhi di un verde particolare, ho scaricato delle lenti. Ora, io non voglio essere cattiva, ma tutti con gli occhi così, con questi occhi inquietanti, vabbè. A noi non interessa questo. Su. Vada, giusto conoscerlo, perché così ci teniamo già qualche pollo per quando qualcuno qua perirà. E partecipiamo, dai, perché no? Proviamo a metterci in gioco. C'è una postazione libera, vai! Testa di gioco supremo, no! Non rubarcela! Ma perché sono degli episodi che comunque vado, c'è qualcuno che mi frega qualcosa? Anche la dignità in questo caso. Allora dunque, vai! Tanto la perderai a breve la dignità, quindi... No ragazzi, cioè proprio... Non è giusto, ma perché non riesco a occupare una postazione? Forza! Dolores, vai! Loro non sanno con chi hanno a che fare, vai! Vai qui! Vai che sei liberata questa postazione, Dolores! Tesoro, sei pure concentrata? So che non abbiamo speranza di vincere, però uno tenta. Guardate ragazzi, voglio dire, che classe. Si è, cioè non lo so, ma avete visto? Vabbè, ragazzi, quello inizia a lavorare fra un'ora. Ma guardate ragazzi, che cioè, voglio dire, neanche buffone in porta, ragazzi. Io ora non voglio dire niente, ma c'è proprio una classe notevole, eh. Non so se l'avete notato. Bene, bene, cara. Tu partecipa, fai quello che ti pare, perché poi dopo devo mandarti in bagno, sai, non vorrei. E poi andiamo a cercare Salim, ragazzi, perché l'obiettivo è trovare Salim. E come dire, nel frattempo che il caro futuro maritino sarà al lavoro, Dolores ha fallito il test di gioco supremo, il punteggio minimo per superare le 70, ecco i punteggi ottenuti, lei ha ottenuto 30, vabbè però ragazzi, per essere la prima volta, punteggio dalle 30, dai, non è andata proprio male, non è andata male, Dolores, devi essere fiera di te. Dicevo, perché mentre il caro maritino sarà al lavoro, visto che fra un'ora va a lavorare, che puoi fare tu? Sviluppa abilità di cucina, mastica, quello che ti pare. Nel frattempo noi flirteremo amabilmente con il caro Salim, ragazzi, perché vi ricordo che lui sarà, una volta che questi due si sposeranno, diventerà l'amante. Quindi cerchiamolo, fermi tutti, non perdiamo tempo prezioso. Dov'è Salim? Salim, dove sei? Salim, eri qua l'ultima volta che ci siamo visti, ti eri imbucato qua dentro. Eccolo! Salim! Quanto tempo? Allora, dunque. Proviamo proprio, ragazzi, battuta di abbordaggio. Ma sì, andiamo proprio subito così, bam bam. Salim è qua, ragazzi, tutto pacioso. Non sa minimamente quello che lo attende. Ehi, sono le scarpe, sono fantastiche. Dove le comprate? Ma che ti frega, voglio dire, non... Lui lavora sodo, tu... Ordine del cibo a un chiosco di cibo, ma adesso tesoro, no, non puoi chiedere a lui di fare coppia fissa. Guardate da lei, vuoi flirtare con Salim? Fagli una cosa sexy. Ragazzi, questo comunque ci sta, sempre e comunque. Sussurriamo smancerie.
Lo etichiamolo senza pietà, come a dire, ma guarda quanto ci Mamma c'è divertiamo io e mio. te insieme, caro Salim. Se, vedi come ti divertirai più avanti, proprio per Sì, niente. sarà. Oh, Oh, lui è tipo, ma ma dai, c'è non lui. dire queste cose. Molto osè. Oh, giù, giù, giù. Dai, no, Beppero. ragazzi, ma questi subito, manda un bacio. Mandala. Ma questo ci Sì. sta, ragazzi, santo cielo! Ci sta di brutto, Salim? Guarda che c'è Rachel che ti guarda. Sei sposato? No, non è vero, qui sei single, felicemente single, perciò scatenati, anche con qualche chilo in meno, ragazzi. Lei pensa al brillocco, ovviamente, perché dice prima o poi qua qualcuno che deve mettermi un brillocco al dito. Devo trovarlo. Ma tranquilla, tranquilla, stiamo lavorando per te. Scambia i numeri di Yes, then telefono. I'm real spec. Hips. Fortuna che non abitate nello stesso palazzo, perché altrimenti. Fadish. Class. Chiedi tu un massaggio. La maratona di hiking è terminata. Guardate chi ha vinto! Oh Lumei? mio Dio! No, Senessa. fermi tutti. Arun Beda ti ha ottenuto un punteggio di 52 su 100. Arun, ma tu mi perseguiti! Cioè, ragazzi, io non posso crederci. È sempre lui, è proprio il semino del mio cuore. Basta. È così, Sibilla. Anche Quanti? qua è incinta la moglie. Ma scusate, ragazzi, fermi tutti, perché io a questo punto non capisco una cosa. Perché lei vuole fidanzarsi ufficialmente, quindi diciamo che. Però vuole chiedere anche lui di fare coppia fissa. Adesso io vorrei sapere, no? Siccome qua mi dava l'opzione, non voglio creare casini. Però chiedi di diventare il fidanzato. Ma non. Ancora no! Però ditemi, ma potrebbe tipo avere due fidanzati? Perché io non ho mai approfondito. Cioè, nel senso, di solito le mie simmine sono fedeli, ragazzi. Quindi. Chi vuoi farci una cantata con lui? Canta per conto tuo, non si può. Ma secondo me Salim è stonato come una campana rotta e tu pure. Cioè, guardatela! Ma io non lo so, sti due. È il fascino, ragazzi, della ragazza per bene, non c'è altra spiegazione. Zanks up C'ho una and fame proprio delicatissima. Proviamo con il simp primo bacio. walks Dai. within Yavspar. Dai, che poi se ce la fate, Ruskin, corri al chioschetto e Bim, mangi qualcosa. Nolimpo. Forza! Lei ci prova, ragazzi, ce la farà, non ce la farà, ce la farà? Ce la farà! Ragazzi, guardate lui. Del tipo, ehi, bellissimo questo primo bacio fra noi due, certo, sarà. Guarda, avrete tante prime cose e anche tante ultime cose, di cui quella proprio finale, mio Grifa. caro, però coinvolgerà soltanto te. From Lei se ne Serene. terrà fuori da questa cosa. Absoir's Napatani. Sì, beh, allora dobbiamo andare a nutrirci, mio caro Salim, perché questa qua tra poco mi schiatta. Fra quanto finisce qua il tempo? 1 ora e 22 possiamo farcela. Vediamo un po'. Oddio, ragazzi, c'è una fila, ma che è? Manca il supermercato. Allora, contratta, proviamo a contrattare. Basta, Salim, se vuoi venire con noi, vieni. Oddio, ragazzi, questo look audace, fermi tutti. Sto look audace? Che è sta roba, ragazzi? Questo look molto. Ma chi è? Non è? È Lily Feng! Si è rifatta il look di Lily Feng, boh. Qui parte un raggio, sì, e un altro pure, ragazzi, non vi preoccupate. Qua stanno, vedete, in parte. Cosa avete combinato? È scaduto l'happy hour? No, il festival terminerà fra un'ora, quindi ecco, vai via da là perché sennò so come spendi i tuoi soldi. Sei un osso duro, io sarò pure un osso duro, però per favore non solatemi il cibo, perché un hamburger l'ho preso io, l'ho ordinato io, vedi, è per me. Tu prenditi questo che immagino a tofu è tuo, bene, perfetto, grazie. L'hamburger è mio, quindi per favore prendilo però, tesoro. Oh, fantastico, bravissima. Dove vai a mangiarlo? Ecco, brava, tu sì che capisci. Oh mio Dio! No! Via! Ma tu devi guardare il karaoke perché sta esibendo il tuo uomo, il tuo secondo uomo, il tuo futuro marito, il tuo futuro secondo marito, insomma, abbiamo capito. Sei sempre stanca, dove vai? Oh, guardate lei ragazzi, come ammira e estasiata. Lui le sta dedicando una canzone. Che scena romantica, ragazzi. Povero Salim.
Salim, ragazzi, mi sta simpatico perché comunque è un simmino che, un po' perché sta nella mia challenge, insomma, un po' per una serie di cose, poi comunque sapete i simmini proprio classici, no? E quindi ti ci affezioni per forza di cose. Vai così, Salim, sei tutti noi? Facci staguto, Salim, vai. Il nuovo festival. No, però ragazzi, devo dire veramente, oh, non è stonato però. Se la cava, ma perché hai interrotto così bruscamente? Bravo Salim! Salim, non far scherzi perché qua le testate sono all'ordine del giorno, che vedevo che passavi, guardavi la tizia. Oh, Salim, mi raccomando, Beh, cara, allora dai, hai sei riuscita a calappiare anche Salim, bravissima. Brava brava, allora qua che vuoi tu? Dai la chiave dell'appartamento. Guarda, è una mossa un po' azzardata. Io non gliela darei ancora la chiave dell'appartamento. Però, ragazzi, pure questa è intonatissima. Sentite? No, ragazzi, a sto punto scusate, io devo intervenire perché chiamala. Fai una presentazione un secondo amichevole. Perché lei smetterà di cantare, canta in duetto country, non possiamo ovviamente con lui, quindi a questo punto cantiamo per conto nostro. Agitato non mescolato, vediamo un attimo. Pop? Vai, Fun Tonight, scatenati bella mia. No, scusate, sono tutti intonati, a questo punto voglio mettere anche lei alla prova. Ora la stecca micidiale, già lo sento. Vai. Tesoro, voglio dire, no, io capisco, cioè mi piace vederti così convinta, così presa anche, ma no, via, un corno, Madonna ragazzi, suonata come una campana rossa, qualcuno si salvi. Lui a che ora torna? Madonna mia. Ah, ma no, ma ce n'era il 50%! Però dai, sta andando abbastanza bene. Torna alle 9, sono le 6 e mezza. Magari è il caso che torni a casa e ti fai trovare la cena pronta. Dai, fai finta almeno che te ne freghi qualcosa del suo nutrimento. No, non te ne frega niente. Oddio, ragazzi, potrei quasi abituarmi a tutto ciò. Stai a tempo almeno, dai, vai. Sempre la stessa cosa. Che finale, ragazzi, che finale proprio da capogiro. Sì, proprio guarda, veramente, tornatene a casa per favore perché sei distrutta. Perché prima di chiudere l'episodio, ragazzi, ovviamente rendiamoci un attimo conto di una cosa. Io facevo una piccola riflessione. Allora, noi dobbiamo mettere al mondo, dobbiamo far fuori fondamentalmente 10 tizi, poveracci, e con ognuno di loro dobbiamo mettere al mondo un figlio. Prima di poterli far secchi. Ora, è vero che la gravidanza bloccherà, ma allora, scusate, ma è una cosa comune, ma che è sta roba? Mi sa, ragazzi, che ho scaricato qualche capello che ha tipo questo effetto doppio look, perché non si capisce. Vabbè, dicevo, il ragionamento che faccio io è questo: dovendo mettere al mondo 10 figli, ragazzi. Ripeto, è vero che la gravidanza poi andrà comunque a bloccare, no? Lo scorrere, diciamo, del tempo, lei in quella fase lì sarà bloccata, però ragazzi, il tempo passa e lei comunque per mettere al mondo 10 figli me li deve fare tutti finché è adulta. Ora, dobbiamo considerare che deve trovare l'uomo, deve chiedergli di andare a convivere, deve prendere i soldi, deve organizzare un matrimonio, perché vi ricordo ragazzi che ogni matrimonio deve essere un evento, cioè non è che loro si sposano qua in casa e via, passa la paura, no, deve essere, allora fatti una doccia fredda che magari ti passa un attimo, tesoro mio, perché deve essere un evento vero e proprio, perciò, ragazzi miei, il tempo, diciamo, ci vuole, quindi vediamo un po', altre scelte, apri, vediamo un po' cosa abbiamo, però devo dire che c'è la roba, magari non la facciamo, no, non la sprechiamo. Lui arriva alle 9 e tu nel frattempo potresti. Prima di tutto, ragazzi, facciamo accoppiare le rane perché. Un'entrata. 125. Cioè, è nata questa da 125, ragazzi. Fantastico.
ha fatto nascere una nuova rana. Ora io non so se vendermi, io mi terrei questa perché rana surfista del sole vale di più e venderei quest'altra che vale di meno. Poi fai così, ti fai un pisolino, aspettiamo che lui torna ragazzi perché ormai manca veramente poco, e guardiamo un po' un attimo qua. Dunque, due foto identiche, perché sì, sono dell'altra volta, non so se vi ricordate, ma lei aveva fatto due foto identiche. Quindi direi che una la vendiamo e un'altra magari tipo la mettiamo qua, in cucina, no? Aggiunge una cornice, molto carina, perché qua sotto, no, qua non mi piace ragazzi, no, teniamola qua. Sì, sto lottando, ok, ecco qua. Allora, l'altra ora la vendo io, tu fatti un riposino, non preoccuparti. Gran prepotente, di recente la stella della squadra ha infierito su Ayan, diventando, no scusate sono proprio cieca, esacerbante e indisponente. Lui deve affrontarla o limitarsi a sopportare? Ma che sopporta? Affrontala subito! Ecco, pure il caro del rendimento. Voglio dire ragazzi, ma questa... Iella comunque, Iella, Iella. A che punto eravamo? Cioè qui? Guarda, veramente non ho parole. Non ho parole. La stella si beffa dell'accusa di Ayan, poi si volta e si lamenta proprio del rendimento di Ayan con gli allenatori. Che idiota, calo del rendimento piccolo. Eccola lì. Però, 112 simoleon, ragazzi, sempre meglio di niente, anche perché questo poveraccio fa lui tutta la fatica, va anche al lavoro fra non molte ore, quindi nel frattempo che lei si fa un riposino, lui lo mandiamo in bagno. Si concedono velocemente una cenetta, quindi tiriamo fuori in sì, magari se io metto play, cioè se io avvio, ragazzi, perché altrimenti non si concedono un pero. Tiro fuori questo piatto qua e fatemi vedere, perché lui aveva trovato delle cosine molto carine ragazzi che io metterei. Allora, questi è inutile venderli perché ecco valgono 20 e 15, quindi voglio dire non li vendiamo, però potremmo fare la collezione. Poi aveva trovato due poster da 120, bravo! Uno da 200, dai, diciamo che lo stipendio l'hai portato a casa oggi, su. E cucina volume 1, cuciniamo. Va bene. Va bene, noi lo mettiamo qua. Tanto a te per ora non serve, serve più a quella che diventerà tua moglie, perché vi ricordo che lei deve sviluppare anche la cucina, ragazzi, Forza Ian, sei tutti noi. Questa sera, ragazzi, un flirtino, si cena, poi un piccolo flirt, perché io vorrei che lui chiedesse a lei, no? Di la proposta, insomma, certo, farla a casa un po' triste, ma magari no ragazzi, potrebbe organizzare un'altra cenetta tipo dove la porta fuori, che dite? Per me è la cosa più carina, però è anche vero che è il matrimonio quello che conta, importante, non la proposta, quindi non saprei proprio. Ma Aya, quanto dura sta doccia? Sei morto là sotto, tesoro mio? No, non ancora, non devi ancora morire, forza. Allora, chiama a tavola, chiamalo a tavola, perché è ora di cenare. Di concedervi la cena. Cara, ci sei? Ok, lei è, ragazzi, è distrutta più che mai. Tesoro, a cena. Vieni, c'è un'insalata che ho preparato con tanto amore. Non è vero, mi sa che l'aveva cucinata lui l'altra volta. Non voglio essere cattiva, ragazzi, ma credo sia andata proprio così. Allora, esprimi ammirazione, tesoro, sono così fiera di te, per cosa? Non si sa, per il lavoro, ecco, e quando fanno così ragazzi mi viene l'orticaria, perché non restate seduti? Dove state andando? Non potevate parlare seduti, vero? Era difficile. No, dovevi dargli un bacino, ok, ragazzi, che devo fare? Che devo fare io con questi due? Sedetevi, forza. Allora, sono fiera di te tesoro, perché sono sicura che farai proprio molte conoscenze che ti porteranno in alto, sì, poi sottoterra, prima in alto poi sottoterra. Allora, che te ne pare del piatto che ho cucinato, amore? È buona questa insalata? Vero? Proprio come fiori di campo, tesoro, senti l'odore dei fiori di campo? Lui dice sì, certo, come no tesoro, hai voglia. Rallegriamolo e facciamo, volevo fare una conversazione profonda, però aspettate. Lei vuole fidanzarsi, è lui che voleva flirtare, mi sa. Lui vuole flirtare, ragazzi, quindi proviamo a fare un flirtino. Vediamo se... Facciamo così, se esce anche a lui l'opzione, glielo faccio fare qua. Se no, a prescindere,
lo farà la prossima volta, magari in un locale. Magari tornano nel locale dove sono stati, sai. Per omaggiare la prima volta quando siamo andati a convivere. Tesoro, sei bellissima, le tue labbra rosse come una rosa. Questo pensa un gatto, miagola. Nel frattempo, ragazzi, sono insoddisfazioni. No, il raduno no, perché voglio dire, adesso non ce n'è bisogno. Sei amichevole. Va bene, vuole anche essere amichevole, tutte le sta facendo, ragazzi. Che le chiedi della carriera? Ma quale carriera? Chiedile della giornata. E mentre io ero al lavoro, tesoro, tu, lui, perché lui pensa a quelle cose, ragazzi, è inquietante? Lui si siede, no? E tu cosa hai fatto invece oggi, amore? Mentre ero al lavoro. Ho ascoltato un po' di musica. Sai, sono andata qua sotto a cercare karaoke. Poi vabbè, sono stata un po' al computer. Hai letto anche qualcosa? Proprio, non ha fatto altro. Sai cosa vorrei chiederti? Se magari domani prepari dei tramezzini al formaggio grigliato. Ma se è una bella giornata, sì, sai. Non voglio stare a casa tutto il giorno a videogiocare. Certo, tesoro. Magari poi accompagnato da un bel cappuccino. Sei bellissima, tesoro. Come una dea, praticamente. Una Venere de Milo. Non, vabbè, basta così, ragazzi. Ok. Tu dovresti anche allenarti. Ma come fai, povero, poveraccio, ragazzi. Poveraccio. Perché comunque, ragazzi, è importante farlo, farlo lavorare. Perché ricordiamoci che più lavora e... chiacchiera con Salim, certo, tu vuoi chiacchierare con Salim, come no? E dai, proponi un piano folle. E poi ragazzi, ci salutiamo qua, facciamo giusto quest'ultima interazioncina. Aspetta però, c'era? Fermi tutti, ho visto qualcosa, discuti dell'umore di disagio. Ti credo, ma tesoro, perché è distrutto, non per altro. E poi proponi un piano folle. Lui, ragazzi, è sfinito proprio, non ce la fa più. Madonna, tesoro, sei un fantasma, sei pallidissimo. Presto lo diventerai. Certo, dovremmo pagare magari per farti fare una curetta ricostituente. Tesoro, sembri un lama, te lo dico veramente, guarda. Magari, non lo so, un po' un hamburger, due patatine, ti farebbero bene. Certo, al colesterolo, la morte sua, tesoro. Che dici? Spendiamo qualcosina per, non lo so, magari un po' di musica. Che dici? Ma guarda, anche un aspirapolvere nuovo qua servirebbe. Mazza, ragazzi, vive il romanticismo proprio fra sti due. Lui proprio sconfortato a palla, non ce la fa, ragazzi, è distrutto. Quindi io direi, ragazzi, che ci fermiamo qua con questo episodio. Dai, non è andata male, perché, dicevo, sebbene lei non abbia ricevuto la proposta, però con Salim, con Salim. Oh no. Ecco, scusate, ragazzi, è un attacco di tosse micidiale. Dicevo, il caro Vladi, no Vladi, per favore non mi dare il benvenuto perché il collo mio è mio e non voglio condividerlo con nessun altro. Dicevo, sebbene non sia arrivata la proposta, ragazzi, che tuttavia ci sarà nel prossimo episodio, perché ripeto, per un discorso fatto prima dobbiamo un po' velocizzare, non è che possiamo perdere troppo tempo, altrimenti rischiamo di non farcela, ragazzi, dentro la fase di età adulta, che lei abbia 10 mariti, perché vi ricordo, insomma, siamo già 21 giorni al passaggio d'età, perciò dobbiamo stringere. Quindi nel prossimo episodio sicuramente ci sarà la sua proposta di matrimonio e vediamo magari anche il matrimonio, ragazzi, vediamo come si mettono qua le cose. Però sicuramente, ragazzi, abbiamo lavorato, ci siamo lavorati il caro Salim e non è cosa da poco. Per niente, non è cosa da poco, perché... è il nostro secondo obiettivo, ragazzi. Quindi io mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a lasciare un commento, ragazzi, perché mi fa sempre veramente tanto piacere leggere i vostri commenti, cosa pensate, cosa dovrebbe fare Dolores, che dite, matrimonio? No! No! Fermi tutti! No, ragazzi, Dio, vi prego! Blocca la porta per... oh mio Dio! Tutti tranne i membri dell'unità familiare, io spero che basti. Ma ragazzi, ma che sfiga del pero, ma perché? No, 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 ho bloccato la porta, non puoi entrare. Vediata d'accesso. Non ha funzionato, ragazzi, ovviamente non funziona, io proprio come una locca. Ti prego, mordi lui, mordi lui. Tanto più di là che di qua. Oh, brava. Allora, diventeremo grandi amiche di Lilith, che a quanto pare ha deciso di aiutarci in questa impresa. Ti prego solo di non ammazzarmelo, perché lui vuole ammirare le stelle, tesoro. Ma quale ammirare le stelle? Qua dobbiamo... fermi, ragazzi, che tanto ufficialmente. Quindi sicuro la prossima volta, ragazzi, se questo campa. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Ma che sfiga pazzesca.
Ma quel malefico di Vladi, malefico uomo, essere, vampiro, che cappero sei, malefico giovane vecchio. Cattivo, Vladi, cattivo. Dicevo, ragazzi, vabbè, tanto è inutile. Sì, che vuol venire anche lui per fare il bis? Vuole imbucarsi anche lui e succhia sangue a quest'altro? Direi che non è il caso, basta così. Ecco, dove vai a svenire qua? No, lui svene qua, ragazzi. Ci tiene, anzi, nelle vicinanze, sapete? Beh, ragazzi, si è sacrificato per la sua futura moglie. Direi che è ammirevole. È ammirevole, bravo. Bravo, perché lei ci serve in forma, perché dopo di te tocca farne fare altri 9. Cioè, non è che è roba da poco, insomma, voglio dire. Comunque, ragazzi, al di là di questo piccolo contrattempo, se l'episodio vi è piaciuto, lasciatemi commenti, mettete mi piace. Automaticamente, ragazzi, non ve lo chiedo nemmeno, perché lui ha espresso il desiderio di fidanzarsi ufficialmente con Dolores. Quindi nel prossimo episodio il fidanzamento ufficiale ci sarà, ragazzi. Ci sarà, se questo campa. Ti prego, vattene a letto, perché sei proprio, guarda, ridotto uno straccio. Ah, adesso non puoi uscire perché ti ho bloccato la porta, malefica donna. Vattene via da casa mia, via. Certo. Fagli una foto. Una delle mie vittime, ragazzi, via. Postata su Simbook e su Instagram. Ci vuole. Oh, sì, perfetto. Beh, ragazzi, guardate, non so più che cosa dire, quindi io vi saluterei. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutte le playlist di ogni mia serie, di ogni mia challenge. Sempre lì trovate tutti i contatti per, appunto, i The Origin, pagina Facebook, per contattarmi, perché sulla pagina Facebook, ragazzi, venite e iscrivetevi, perché metto magari delle foto extra, magari quando sono off camera. Ora qui non c'è stata... Certo, tranquilla, guarda, proprio come se fosse a casa tua, ora ti prepariamo pure, che ne so, ti troviamo qualche altro collo da mordere, ma così, tranquilla, ti vuoi trasferire, guarda, paghiamo insieme l'affitto. Dicevo che troveremo comunque, ragazzi, non un pasto alla cara Lilith, ma trovate, dicevo, tutti i modi per contattarmi, e trovate ogni tanto di qualche challenge, come per esempio la Not So Berry Challenge, quando non registro, off camera magari faccio delle foto, oh ecco, vattene, va, ognuno a casa sua, bella mia. Off camera faccio delle foto e le trovate lì. Ragazzi, che dire, io mi auguro che questo episodio vi sia piaciuto, faccio un primo piano qua alla sofferenza, ecco qua, questi due buchi così, ragazzi, ecco, questo è proprio il simbolo proprio dell'episodio, e vi ricordo soprattutto, ragazzi, che nell'info box in descrizione trovate tutti i link alle pagine, scusate, ai canali YouTube dei miei amici youtuber, ovviamente, che fanno gameplay sia con la PlayStation 4 che con The Sims 4, e anche Macinima sempre con The Sims 4, ragazzi, quindi andate sui loro canali, iscrivetevi, perché sono bravissimi, simpaticissimi, vale veramente la pena, andate là, una carrellata, prendete tutti i link e vi iscrivete dappertutto, scrivetevi ovunque. Quindi niente, ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, secondo il momento in cui vedete questo episodio, vi rimando al prossimo sul Simmers e non!